In quell'epoca saresti stata una grandissima gnocca. Per moltissimo tempo la bellezza femminile è stata la sola depositaria di un canone estetico. Tuttavia l'ideale di bellezza femminile non è statico, ma è cambiato nella storia di pari passo alla percezione della donna nella società. Così come cambia il ruolo della donna nel tempo, così cambiano i canoni di bellezza e le icone di stile. Quindi se oggi non vi sentite bellissime, vedrete che sicuramente c'è stata un'epoca in cui tutti vi avrebbero considerato delle gnocche pazzesche. Iniziamo dagli albori della civiltà, dalla preistoria. Da quest'epoca ci sono pervenute diverse statuette che rappresentano la Venere primitiva e da queste possiamo capire che l'ideale di donna era in sovrappeso, con i fianchi larghi, il ventre ampio e i seni grandi. Tutta questa abbondanza suggeriva fertilità. Infatti forse più che di ideali di bellezza dovremmo parlare di una rappresentazione dei tratti fisici ritenuti più funzionali alla continuazione della specie. La funzione essenziale della donna era quella di madre, quindi veniva rappresentata con il ventre ampio per accogliere la vita, il seno gonfio per l'allattamento e i fianchi larghi per un parto più semplice possibile. Se una donna era in sovrappeso al tempo, significava che godeva di una buona salute. Aveva quindi più probabilità di sopravvivere in un ambiente ostile e anche di portare a termine la gravidanza. La donna dell'antico Egitto. L'ideale femminile nell'antico Egitto era una donna dal corpo esile, con le spalle strette, la vita alta e piccola e il volto molto simmetrico. Era una donna elegante e misteriosa. I suoi tratti mostravano dolcezza e grazia, ma anche forza e sensualità. La donna egizia aveva una forte personalità. Godeva di uno status sociale pari a quello dell'uomo, con un ruolo di notevole rilevanza a qualunque livello, che fosse sacerdotessa, regina, operaia o semplice moglie. Aveva un ruolo sociale attivo e la sua educazione era di ugual livello rispetto a quella maschile. L'intelligenza femminile era tenuta in considerazione. Le ragazze che mostravano importanti capacità intellettuali, anche se di origini modeste, potevano accedere alle scuole di palazzo e del tempio. La donna era dal punto di vista giuridico indipendente, poteva cioè far valere i propri diritti in tribunale ed esprimere liberamente la propria volontà nel disporre dei beni privati. Il canone di bellezza subiva delle variazioni a seconda della regina al potere, ma c'erano comunque delle caratteristiche costanti, che erano la giovinezza e la sensualità. La donna era rappresentata come l'oggetto del desiderio maschile, con un corpo da adolescente, molto sensuale, portava vestiti aderenti, che fasciavano il corpo e lasciavano intravedere seni piccoli e sodi e anche un triangolo pubico evidente. Il suo volto era molto giovane, liscio, rotondo, senza traccia di rughe. Per aderire a questo modello di bellezza sempre giovane, le donne nascondevano i capelli bianchi con delle tinte al sangue di toro e d'enne. I capelli per gli egizi erano molto importanti. La capigliatura doveva essere folta e sana e se non la si possedeva, si poteva ricorrere a delle parrucche. La parte più importante del viso femminile per gli egizi erano gli occhi. Ritenevano che fossero la finestra dell'anima. Gli occhi grandi, scuri e allungati erano considerati particolarmente belli e desiderabili. Le donne usavano un pigmento nero per enfatizzare le ciglia e rendere gli occhi più delineati ed espressivi. Il naso era apprezzato se era dritto e sottile. La bocca era importante che fosse di dimensioni moderate, né troppo grande né troppo piccola. Il mento doveva essere piccolo, delicato e non troppo sporgente. Fronte, zigomi e guance non erano considerati molto rilevanti, ma l'importante è che fossero proporzionati al resto del viso. Gli egizi preferivano un collo lungo e sottile e infatti le donne spesso lo enfatizzavano con dei monili molto importanti. I peli erano banditi. Le donne si depilavano, ma più che per questioni estetiche, per ragioni igieniche, per prevenire il proliferare dei parassiti. Con il passare del tempo in Egitto l'idea della donna viene associata sempre di più al concetto di fertilità, quindi viene rappresentata con la parte inferiore del corpo più rotonda e più pronunciata,
con i glutei, il ventre e le cosce un po' più grossi. Come per la preistoria, non possiamo avere la certezza che queste fossero le caratteristiche di bellezza, perché le rappresentazioni artistiche spesso seguivano dei canoni mistico-religiosi ed erano ricchi di simbologia. Antica Grecia. A partire dalla Grecia classica si affermano dei veri e propri canoni estetici. La donna greca doveva essere in primis proporzionata e armoniosa. Per i greci un corpo risultava bello quando ogni sua parte era proporzionata alla figura intera. Nelle donne in particolar modo vengono apprezzate la morbidezza e la sinuosità delle forme. Vengono raffigurate con fianchi larghi e seni e glutei rotondi e sodi, ma non troppo pronunciati. La donna ideale doveva avere la pelle chiara e il corpo pieno, non tanto quanto quello della Venere primitiva, ma comunque in carne, perché era il segno distintivo di ricchezza e benessere. Essere emaciati era una caratteristica che si attribuiva ai vecchi, ai malati, agli alcolizzati, a gente che aveva qualche difetto fisico. La magrezza era indesiderata. Infatti i greci e romani spesso rappresentavano l'invidia come una vecchia magra. Fino al III secolo a.C. nell'antica Grecia le donne si truccavano poco e niente, solamente le sopracciglia. Cominciarono a truccarsi di più dopo l'importazione di belletti e profumi da commercianti asiatici ed egiziani. Il cosmetico che andava di più era la biacca, un pigmento costituito dal carbonato di piombo e che dava un colore bianco alla pelle. Le guance e le labbra venivano truccate di rosso con pigmenti vegetali o con il nimio, che era un ossido di piombo arancione, e le ciglia e le sopracciglia dovevano risaltare, perciò si scurivano con la polvere nera di antimonio. Antica Roma. L'impero romano è stato davvero notevole nel tempo e nello spazio, quindi è difficile trovare un unico canone estetico. Inizialmente lo standard di bellezza era di tipo mediterraneo: capelli lunghi e scuri, carnagione olivastra o abbronzata, gambe lunghe, spalle strette, seni piccoli e fianchi larghi. Con l'espansione verso il nord Europa però, i romani vennero a contatto con popolazioni molto diverse da quelle mediterranee e i modelli di riferimento cambiarono notevolmente, spostandosi su una donna alta, bionda o rossa, con la pelle chiarissima e gli occhi azzurri. Possiamo dire in generale che la bellezza femminile nella Roma imperiale divenne quella rappresentata dalla matrona, una donna dal corpo formoso e giunonico, abbondante. Era anche carica di trucco e gioielli, vestita in modo ricco e sfarzoso. Per i nobili romani, una moglie dal corpo prosperoso e appariscente rappresentava la ricchezza e la generosità del marito. Medioevo. A quei tempi la donna doveva essere angelica, eterea e avere due fondamentali caratteristiche: un corpo esile e una carnagione estremamente candida. Il candore rappresentava una caratteristica della bellezza angelica, quindi perfetta, capace di risollevare l'animo umano. La pelle diafana poi era considerata simbolo di nobiltà. Avere la pelle scura significava lavorare nei campi, all'aperto, e quindi essere di una bassa classe sociale. Per schiarire la pelle, le donne a volte utilizzavano delle paste composte da ossidi di mercurio o argento misti a grassi vegetali o animali. La donna ideale nel Medioevo aveva i capelli biondi, mossi e lunghissimi, la fronte alta, gli occhi grigi o azzurri, la bocca rosea e le sopracciglia brune. Per quanto riguarda il corpo, i suoi fianchi dovevano essere stretti e il seno piccolo. Nel Medioevo il seno non rappresenta un simbolo di bellezza o seduzione e viene infatti spesso stretto in una fascia. Una cosa molto particolare di questo periodo è che la pancia nelle donne era molto apprezzata. Era simbolo di fertilità perché era un ideale di donna sempre in gravidanza. E le donne che non avevano pancia o non erano incinte spesso ricorrevano a delle imbottiture da mettere sotto i vestiti per mettere in evidenza il ventre. Anche la donna medievale era depilata e per togliere i peli ricorreva ad arsenico e calce viva.
non si depilavano solo il corpo, ma anche le sopracciglia e parte dei capelli per avere la fronte più alta e bombata. L'ideale femminile nel Medioevo era fortemente influenzato dalla morale cristiana. Tutto ciò che riguardava bellezza e vanità veniva considerato diabolico e sacrilego. Quindi l'ideale estetico a cui le donne aspiravano era una bellezza dimessa, timorata di Dio, con poca cura dell'estetica. Il corpo della donna doveva essere sempre nascosto, in quanto era considerato fonte di peccato e avrebbe impedito all'uomo di ottenere la salvezza eterna. Fino al 300 il modello femminile era la Vergine Maria, quindi una donna acqua e sapone che accudiva la casa, che come valori aveva la pietà, il pudore, l'onore, che nemmeno si azzardava ad affacciarsi alla finestra. Nonostante però il ruolo fondamentale della Chiesa nel determinare usi e costumi, i preconcetti cristiani non venivano sempre seguiti alla lettera. Ad esempio, le donne italiane non sono mai state in prevalenza bionde, ma i rapporti con le popolazioni germaniche avevano diffuso la moda dei capelli dorati. Quindi anche se non avresti dovuto badare alle mode e peccare di vanità, le donne spesso ricorrevano a degli stratagemmi per schiarire i loro capelli scuri. Se non bastava esporre i capelli al sole o utilizzare l'aceto, le donne ricorrevano a delle tinte di zafferano, fiori di ginestra, corteccia di sambuco e tuorlo d'uovo. Sembra un po' una pozione di Harry Potter. Le nobildonne arrivavano a tagliare i capelli ai paggetti biondi per farsi delle extension. Sempre loro, le nobildonne, erano quelle che si azzardavano raramente a truccare un po' gli occhi, mentre le altre non lo facevano. Usavano sempre tutte un trucco comunque leggero, quello che definiremmo noi un make-up no make-up. La donna ideale del Rinascimento. Dopo l'epoca medievale, che era dimessa e austera, ritornano gli ideali di bellezza dell'epoca classica. La donna ritorna ad assomigliare alle figure delle divinità greche. Il seno abbonda più di quello delle donne greche. Le linee del corpo diventano più morbide, i fianchi più larghi e il ventre pronunciato. Dal modello medievale magro e ascetico si passa a un modello più in carne, simbolo di ricchezza. Oltretutto, la bellezza piena e abbondante si riteneva indicatrice di solida salute e stabilità caratteriale. Le donne rinascimentali rifuggono ogni forma di magrezza, si impegnano a mangiare tanto e cibi pieni di grassi, perché una figura magra era segno di privazione, stenti e negatività. Non si addiceva di certo a una nobildonna. In comune con il Medioevo, l'ideale femminile rimane con la pelle candida e la fronte alta, che era sinonimo di intelligenza. Le nobildonne si rasavano la fronte per ampliarne le dimensioni con la fiamma di una candela, che era un procedimento lungo e alquanto pericoloso. L'abbondanza della carne e il piacere per il cibo del periodo rinascimentale lo dobbiamo alla riscoperta del corpo come oggetto positivo, soprattutto il corpo femminile. La donna infatti viene considerata portatrice di gioia. Le forme giunoniche erano poi evidenziate dall'abbigliamento, che era ampio e voluminoso. Si usavano i bustini, ma per evidenziare ancora di più i fianchi e il seno. Questo abbigliamento, ricco di merletti e ricami, serviva per evidenziare, ma allo stesso tempo nascondere, far intuire e far sognare le forme femminili. Un testimone molto accurato dei canoni femminili dell'epoca è stato un monaco, il monaco di Vallombrosa Agnolo Fiorenzuola, che ci ha fatto anche pervenire un trattato intitolato Sopra la bellezza della donna, in cui ci dice: la donna per essere definita bella deve avere capelli folti, lunghi e di un biondo caldo che si avvicini al bruno. La pelle deve essere lucente e chiara, gli occhi scuri, grandi ed espressivi, con un tocco di azzurro nel bianco della cornea, il naso non aquilino, bocca piccola ma carnosa, mento rotondo con la fossetta, collo tornito e piuttosto lungo, spalle larghe, petto turgido dalle linee delicate, mani grandi, grassocce e morbide, gambe lunghe e piedi piccoli. Devo dire che nonostante fosse un monaco, passava un bel po' di tempo a riflettere sulla bellezza femminile.
La donna nel Settecento. I canoni estetici del Settecento sono dettati dalle corti, soprattutto quella di Francia, dove troviamo la regina Maria Antonietta, che diventa l'ideale di bellezza femminile del suo tempo. È una donna formosa, con seno e fianchi pieni, ma con il vitino da vespa, che diventa in quest'epoca ancora di più il simbolo della femminilità e della sensualità. Secondo i canoni del tempo, una bella donna doveva avere una vita di diametro non superiore ai 40 centimetri. Doveva essere così piccola da poter essere circondata da due mani di un uomo. Le donne quindi si stringevano in busti e corsetti, considerati utili per mantenere eretta la colonna vertebrale e conferire al corpo la classica forma a 8, che esaltava il seno e i fianchi. Le scollature erano sempre ampie, per evidenziare il seno prosperoso spinto in alto dal corsetto. La donna del Settecento aveva la pelle chiarissima e le guance colorate di rosso. Le labbra dovevano avere il colore abbinato a quello delle guance ed erano spesso rimpicciolite rispetto alla loro forma naturale. Andavano poi di moda i nei posticci di varie forme, come stella, cuore, che venivano posizionati sul volto o sulle spalle ed erano simbolo di bellezza e assumevano anche uno specifico significato a seconda della loro posizione. L'ideale femminile dell'Ottocento. In epoca vittoriana la morbidezza delle forme viene esaltata al massimo, per cui il corpo femminile ideale è paffuto, sodo, voluttuoso ma non grasso. Un ideale un po' complicato che in alcuni momenti mostra anche delle contraddizioni, che poi vi dirò. Le spalle piacevano rotonde e piene, le mani piccole e paffute, il volto doveva essere tranquillo e sorridente. La caratteristica fondamentale però era il punto vita segnato. La forma del corpo femminile ideale era quella a clessidra, quindi le donne indossavano dei corsetti per accentuarla. E a volte, come dovreste già sapere dai miei precedenti video sull'epoca vittoriana, li stringevano in modo esagerato. Nell'Ottocento si affermò la borghesia, portando nuovi costumi e modelli di vita. La donna era il ritratto della femminilità e della salute. Le sue rotondità marcate erano il simbolo del benessere sociale e della fertilità. La maternità in pratica era un dovere. L'apparenza della donna era lo specchio del successo economico del marito. A questo modello però, nella prima metà dell'Ottocento, si affiancò un altro modello di bellezza, quello del romanzo gotico, che esaltava l'interiorità e la sofferenza. Sofferenza che si mostrava attraverso una pelle diafana, occhi grandi e febbricitanti, espressioni sofferte, labbra rosse che contrastavano con il pallore della pelle. Queste erano le caratteristiche della musa romantica, che nascondeva un aspetto oscuro e maledetto. Ma erano anche le caratteristiche delle malate di tisi, la malattia che dilagava in quel periodo, soprattutto nello strato povero della società, dove spesso vivevano gli artisti, ma non perché fossero necessariamente poveri, ma perché vivevano ai margini della società borghese, perché ne disprezzavano gli agi e i privilegi. Nacque così una correlazione tra artista e malato che diede vita alla musa romantica pallida e febbricitante. Gli abiti ottocenteschi erano molto lunghi, con strati di biancheria che nascondevano il corpo, perché la sensualità doveva essere controllata. Il trucco evidente era abolito perché era associato alle prostitute e le attrici. La pelle doveva apparire giovane e rigorosamente bianca, perciò veniva protetta dal sole con velette e ombrellini. Siamo arrivati al Novecento. Nel Novecento si verificano importanti eventi storici che generano radicali mutamenti a livello sociale, politico ed economico. Ci sono due guerre mondiali, due crisi economiche post-belliche, l'emancipazione femminile, avviene un profondo cambiamento del ruolo della donna nella società. È il secolo in cui si verificano i maggiori e più repentini cambiamenti dei canoni estetici. Circa ogni 10-15 anni c'è stata una rivoluzione estetica che ha portato a nuovi modelli di bellezza femminile, a nuovi stili di vita e a nuove mode. La donna ideale degli anni 20. In questi anni c'è stato un decisivo cambio di tendenza. La donna diventa meno femminile. Da un modello a clessidra legato alle capacità riproduttive femminili si passa a un modello snello, un corpo privo di riferimenti alla maternità e alla sessualità. Il desiderio di libertà e indipendenza
differenza di questo periodo si riflettono sull'aspetto fisico, che diventa di colpo mascolino. Le curve sono bandite, i corpi diventano magrissimi e androgini. I fianchi sono stretti e il seno in pratica doveva essere inesistente. Nel caso si vedesse, le donne tendevano a costringerlo in fasce contenitive. La donna è vista come un'eterna adolescente asessuata. I tagli di capelli sono corti e i look mascolini. Questo era il modo che avevano trovato le donne per riflettere la loro aspirazione all'uguaglianza e alla parità tra i sessi. Gli anni 20 inaugurano la nuova epoca di benessere sociale dopo il periodo di crisi economica conseguente la prima guerra mondiale. In mancanza di uomini costretti al fronte e in alcuni casi mai più tornati, le donne dovettero sostituirsi agli uomini e questo diede loro accesso a settori fino a quel momento impensabili per una donna. Tutto ciò cambiò lo stile di vita femminile. Le ragazze degli anni 20 volevano essere indipendenti, cominciarono a studiare, a guidare automobili, aerei, a giocare a tennis, a golf, a viaggiare, a fumare, bere cocktail, ascoltare e ballare il jazz, come gli uomini. Le donne iniziarono così a condurre una vita più dinamica e a praticare sport, che regalava loro il benessere fisico e migliorava anche il corpo. E si iniziò per la prima volta ad apprezzare il tono muscolare nel corpo femminile. La carnagione doveva essere assolutamente pallida e opaca. Era il cinema muto a influenzare le tendenze trucco. Sullo schermo il make-up veniva esaltato per far trasparire l'essenza del personaggio e il proprio stato d'animo, che spesso era triste perché i primi film riportavano in scena gli avvenimenti della Prima Guerra Mondiale. Per creare l'effetto dello sguardo languido e malinconico si realizzava uno smokey eyes sulla palpebra inferiore dell'occhio. Le sopracciglia erano sottili e disegnate allungate verso il basso, sempre per dare questa idea di tristezza. Le labbra erano disegnate a forma di cuore, con il contorno più piccolo rispetto a quello naturale e l'arco di Cupido accentuato. L'ideale femminile degli anni 30. Dopo la parentesi degli anni 20 ritorna la figura clessidra. La donna ideale è formosa, con seno grande e vita sottile. Questo ritorno ad una forma clessidra combacia con il ritorno delle donne a una vita più casalinga. Vengono privilegiate le forme femminili e un abbigliamento più sobrio rispetto a quello degli anni 20. Dopo la spensieratezza degli anni 20, la situazione politica degli stati più forti del mondo cambiò radicalmente. In Germania salì al potere Hitler, nel 1929 ci fu il crollo della borsa di Wall Street, che aumentò ancora di più il divario tra la popolazione più ricca e quella più povera. Ci furono conseguenze economiche a livello mondiale, tanto che questo periodo prese il nome di Grande Depressione, e tutto ciò pose la base per l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Iniziò l'epoca d'oro di Hollywood e tra le dive andava di moda la pelle chiara con un filo di rouge sulle guance. Le sopracciglia andavano di moda sottili e di un tono più scuro rispetto ai capelli. Le labbra tornano alla loro forma naturale e vengono esaltate, rese più turgide e voluminose da rossetti scuri. I capelli si allungano e vengono acconciati nelle famose finger waves. Il colore più in voga è il biondo platino. In Italia il regime fascista rivolge al corpo femminile precisi dettami. La donna italiana deve essere forte e robusta, avere forme prosperose e fianchi ampi. Solo così si ritiene che sarà una buona madre e una buona moglie in grado di occuparsi della casa e della famiglia. La donna doveva assicurare all'Italia una stirpe sana, forte e robusta. Il regime fascista fece una vera campagna contro la donna magra, ordinando di eliminare dai giornali tutte le immagini di donne magre e dal piglio mascolino. Questi poi erano i canoni che negli anni 20 erano stati associati all'emancipazione femminile. La donna ideale degli anni 40. Questi sono anni di crisi e ristrettezze economiche dovute alla Seconda Guerra Mondiale. Come reazione alla grave carenza di cibo di questo periodo, la donna più desiderabile diventa quella formosa. Negli Stati Uniti compaiono sulle riviste le prime pin-up ammiccanti e dalle curve procaci. Le sopracciglia sono arcuate, non più sottilissime come negli anni 30.
ma venivano comunque sfoltite e tenute in ordine con la vaselina. Le labbra divennero più piene e sensuali, truccate quasi sempre di rosso, con il contorno disegnato leggermente fuori da quello naturale. La donna ideale degli anni 50. Finita la guerra, inizia una stagione di ripresa e innovazione. Il canone estetico femminile rimane quello di una donna formosa e sensuale, con fianchi e seno abbondante, questa volta non come reazione alla fame della guerra, ma come simbolo di rinascita, di ripresa economica. Vengono anche dettate le misure ideali del corpo femminile 90-60-90. Anche in questo caso forme femminili generose si accompagnano al ritorno della donna tra le mura domestiche, che diventa moglie e madre perfetta. Doveva essere perfetta nella condotta e nell'aspetto. Doveva riuscire a essere versatile, a passare da madre e casalinga perfetta a musa sexy e provocante. Viene molto apprezzata la forma degli occhi all'insù e le donne ricorrono all'eyeliner per realizzarla. La donna ideale negli anni 60. L'ideale della donna maggiorata americana viene accantonato per far posto a donne longilinee e filiformi. Ritorna un po' al modello della donna anni 20, dedita allo sport, tonica, scattante, con un fisico slanciato da adolescente e gambe lunghe e magre. Questi anni sono segnati dalle rivolte sociali, soprattutto dal movimento femminista. E come potete vedere c'è una correlazione tra emancipazione femminile e ritorno ad un fisico adolescenziale, snello, anche un po' mascolino, come era stato negli anni 20. Negli anni 60 forse si va addirittura oltre come livello di magrezza. Un esponente di successo di questo modello femminile era la modella Twiggy, che era priva di forme femminili e aveva un corpo magro ai limiti dell'anoressia e conduceva una vita da adolescente sbarazzina. Questo modello femminile era chiamato la donna grissino. La società degli anni 60 era fissata con la giovinezza e lo stile adolescenziale. Gli occhi dovevano essere grandi e rotondi. Per questo ci si aiutava con il trucco, marcando la piega della palpebra. Andava di moda il taglio da folletto, il pixie cut. Sbarazzino, moderno e androgino come voleva la moda. L'ideale femminile degli anni 70. Ritornano un po' di curve, ma su un fisico atletico. Le spalle sono più larghe e i fianchi stretti. Le sopracciglia diventano sempre più spesse e di una forma naturale. I capelli sono lisci, non acconciati e con la riga in mezzo. Andava di moda una leggera abbronzatura che dava un tocco esotico da spirito libero e viaggiatore. Negli anni 70 un'intera generazione di giovani attraversò una crisi. Non riconoscendosi nelle istituzioni, si rifugiava negli eccessi, dalla moda alle abitudini, passando anche attraverso le dipendenze. In tutto il mondo movimenti femministi chiedono pari opportunità e emancipazione sessuale, passando per la legalizzazione dell'aborto e del divorzio al libero accesso ai contraccettivi. Si promulgava la bellezza naturale. Ogni donna doveva essere libera di apparire come voleva. In sintonia con i valori di libertà di espressione e sessuale, si rifuggiva dall'omologazione, cercando di esaltare le caratteristiche uniche di ogni donna. La donna ideale degli anni 80. Ritornano le forme, curve procaci e vitino da vespa. L'ideale femminile era una donna formosa ma atletica, alta e con braccia toniche. Si sviluppò la corsa alla forma fisica. L'ideale di bellezza femminile era una donna sportiva, muscolosa e ambiziosa. Era una donna di successo sia nel lavoro che nella vita privata. Andavano di moda l'aerobica, il culturismo, le diete sane e le cure di bellezza. A causa della globalizzazione la concorrenza era spietata. Negli anni 80 successo e deficienza divennero le parole d'ordine per emergere in qualsiasi campo. E così doveva essere la nuova donna manager, forte, dura e spietata nel lavoro. Doveva avere due spalle così. Infatti si allargarono e gonfiarono le spalle dei vestiti. Le sopracciglia venivano lasciate naturali e folte, spesso pettinate verso l'alto e fissate con la lacca. I capelli venivano spesso cotonati per avere una chioma da vera leonessa. Fu anche il boom della permanente per dare movimento e volume ai capelli. Gli anni 90. L'ideale femminile diventa quello di una tossica ma chic. Una figura androgina, slavata, con un corpo molto esile. Una magrezza anche
eccessiva. Gli occhi dovevano essere grandi e non guastavano anche le occhiaie. Le labbra dovevano essere un po' violacee. Si ripete quel fascino androgino degli anni 60. A partire dagli inizi degli anni 90, il corpo esile e scattante viene associato a sicurezza di sé, determinazione e autoaffermazione sociale. In questo momento le donne vogliono impegnarsi maggiormente nella carriera lavorativa e raggiungere il successo e il potere economico. E si crea un'associazione tra donna di successo e corpo filiforme. Gli anni 90 furono caratterizzati dalla guerra del Golfo e quella in Bosnia e Kosovo, che coinvolsero anche l'Italia. La società occidentale era in piena crisi economica e petrolifera. Si diffonde lo stile grunge, che coinvolgeva i mondi della musica, dell'abbigliamento e del make-up, e proveniva dal clima di disperazione degli americani, che affrontavano la disoccupazione dilagante, la povertà e il diffuso abuso di droghe. L'ideale di bellezza degli anni 2000. Il nuovo millennio si apre con fisici asciutti ma in forma, pelle abbronzata, addominali scolpiti e gambe lunghissime e toniche. Le sopracciglia sono sottilissime e ad ala di gabbiano. Negli anni 2000 il web comincia a entrare nella vita di tutti. I social network modificano le abitudini e i modi di socializzare. In questi anni però assistiamo anche ad un'attenzione quasi ossessiva per il corpo. Lo stile di vita richiede efficienza e dinamismo e la corporeità femminile deve rispondere ai canoni di snellezza fino a sfociare nella magrezza eccessiva. Avviene un bombardamento mediatico indirizzato soprattutto alle donne, che propone corpi perfetti e irrealistici. La società tende ad azzerare la bellezza della diversità e le donne si sentono pressate a un continuo automonitoraggio del proprio fisico. A volte questa ossessione per la magrezza sfocia nell'anoressia. In questi anni aumenta anche il ricorso alla chirurgia estetica. La società e la moda tendono a glorificare la magrezza e il rigido controllo del peso, mentre la formosità viene vista come non salutare, immorale e brutta. Spesso le fotomodelle vengono modificate con il fotoritocco per renderle più conformi a un ideale di perfezione. Cosa che però il pubblico non sa. L'ideale di magrezza eccessiva non viene presentato come irraggiungibile e pericoloso. I media spesso illudono le donne che sia possibile, mediante diete ed esercizio fisico, raggiungere e mantenere facilmente l'ideale da loro imposto, senza considerare la struttura fisica di base che possiede ciascun individuo. Il messaggio che viene inviato alle donne è che aderire a questo prototipo significa riuscire a ottenere successo e apprezzamento sociale. Tutto questo fece crescere sempre di più in molte donne l'insoddisfazione e il disprezzo verso il proprio corpo. 2010. In questi anni la figura ideale femminile possiede curve esagerate e un vitino piccolo. La pancia è piatta, ma il seno e i fianchi sono prosperosi e sodi. Il lato B diventa esagerato, super tonico e sproporzionato rispetto al resto del corpo. Il viso possiede labbra carnose, occhi profondi, zigomi scolpiti e nasi delicati. In questi anni l'avvento dei social è al culmine della sua popolarità. Da un lato, i canoni estetici in continuo cambiamento portano le donne a intervenire sul proprio corpo anche in maniera drastica. Dall'altro lato si sente un bisogno di autenticità contro il mondo finto del web e si inizia a cercare l'individualità invece che il perfezionismo. Negli ultimi anni, soprattutto tra le nuove generazioni, si è fatta strada un'idea diversa di estetica, più inclusiva, una concezione di bellezza indipendente da sesso, taglia ed etnia. Per le nuove generazioni sembra che la bellezza sia nella personalità e nell'espressione di se stessi. E questo mi ricorda un po' gli anni 70. Il bello e il brutto diventano soggettivi. Non ci sono regole, basta sentirsi se stessi ed esprimere la propria personalità con qualsiasi scelta d'abbigliamento, truccandosi o non truccandosi, lasciando anche spazio alla fluidità di genere, senza che qualcosa debba per forza rientrare in una bellezza femminile o in quella maschile. Il colore della pelle, le imperfezioni, le proprie caratteristiche etniche non vanno corrette o cancellate, ma preservate a favore della propria unicità. Si diffonde la body positivity, accettarsi per stare bene nel proprio corpo, capendo che bellezza non è sinonimo di
di perfezione. Abbiamo visto come i canoni estetici femminili siano cambiati parallelamente ai mutamenti politici, sociali e culturali nelle diverse epoche. Spero che questo video vi abbia fatto acquisire maggiore consapevolezza sul tema della bellezza esteriore e che vi aiuti a distaccarvi da un ideale estetico rigido che magari avete in mente e che vi fa sentire insicure. Come abbiamo visto, la storia insegna che la bellezza è relativa. Fatemi sapere se avete trovato un'epoca in cui vi riconoscete di più come canone estetico. C'è un'epoca in particolare che amate in quanto a stile, moda, estetica? Vi ricordo di seguirmi su Instagram se volete conoscere le anticipazioni sui prossimi video e per esprimere anche la vostra preferenza in qualche sondaggio sugli argomenti che andrò a trattare. Alla prossima, ciao!